Prima di essere carcere, questo luogo era ancora un luogo segregato rispetto alla città, perché ospitava un convento di clausura dell'ordine delle murate, si chiamava così. Un ordine religioso femminile formatosi nel 1200, credo, qualcosa del genere. Il carcere di Firenze è stato dal 1830 circa fino al 1983. La dismissione è connessa alla realizzazione del nuovo carcere di Sollicciano, è rimasto totalmente abbandonato. Finalmente negli anni 90 si affermò questa cosa del privilegiare il recupero edilizio. Quindi il programma di questa amministrazione degli anni 96-97 era quello di riportare nei centri storici nel centro storico della città gli abitanti. Il problema era evitare che queste cose, una volta liberate, aperte, no, diventassero dei casermoni di edilizia popolare. Era la scommessa più grossa, quella di trasformare delle celle di per sé nate per segregare, per isolare delle persone, e trasformarle in un luogo di vita come è un'abitazione, dove ci si nasce, ci si muore, ci si vive. Poi l'abbinamento di più cellule, determinava una veniva fuori un tipo di appartamento. Addirittura l'aggregazione in un certo tipo interessavano due calpestii, hanno portato a degli alloggi in duplex, cioè sviluppati con un piano di accesso e un piano superiore con la sua scala interna. Allora c'è la necessità di portare la cellula abitativa all'esterno. Allora in questa parte del carcere l'abbiamo fatto con questi bow window, aggiunti, che sono proprio delle superfici aggiunte, ma sono superfici abitabili, non sono terrazze. Stesso discorso per la piazza Madonna della Neve, dove non abbiamo fatto dei wall window ma abbiamo portato fuori proprio delle terrazze, ma si parla di oltre 10 milioni di euro. Ogni città ha ingoiato nella sua storia tantissimi carceri. Per esempio a Firenze ci sono stati, diciamo, in varie epoche una trentina di carceri, torri che oggi sono alberghi, c'è per esempio il Bargello che oggi è il più importante museo di scultura in Italia, dove c'è Donatello, dove ci sono tantissimi artisti, che era un carcere. I carceri interni alle città hanno un rapporto con la loro città. Cioè il rapporto che aveva le murate con la città di Firenze, col quartiere di Santa Croce, è un rapporto storico, sedimentato da tantissime vicende, sia quelle, diciamo, di maggior valore politico. Qui ci sono stati detenuti partigiani, patrioti risorgimentali, mazziniani, insieme anche a una storia più minuta di popolo era un rapporto vivo. Allora, questo che è un rapporto quasi anche letterario, come può essere San Vittore a Milano, come può essere a Napoli Poggio Reale, a Genova Marassi, bisognerebbe secondo me fare in modo che non vadano via le carceri dal centro, o perlomeno alcune funzioni carcerarie rimangano in centro, per esempio le semilibertà, perché portare all'estrema periferia di una città un carcere significa anche ostacolare diversi processi comunicativi. Cioè, per costruire a Sollicciano quel rapporto che c'è oggi col tessuto associativo ci è voluto tantissimo lavoro, mentre alle murate sarebbe stato molto più facile. Vi faccio un esempio: il carcere di San Gimignano era il cuore della città, era un antico convento che era il cuore della città. L'hanno ripreso, non hanno saputo che farne e tutt'oggi ancora è vuoto, mentre hanno fatto un carcere a 7 km da San Gimignano, in aperta campagna. I parenti hanno difficoltà ad arrivarci, una psicologa che lavora lì a contratto due ore ce le mette nel viaggio, per cui invece va ripensato completamente il rapporto con le carceri urbane, che altrimenti si prestano ad essere magari oggetto di speculazione, oggetto di queste cose qui, quando invece potrebbero tranquillamente offrire parti alla città e mantenere alcune funzioni che è importante che rimangano.